Assisti, oh Dio, in misericordia alla tua Chiesa che entra in questo tempo di penitenza con animo docile e pronto, perché liberandosi dall'antico contagio del male possa giungere in novità di vita alla gioia della Pasqua. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Leggi nel nome del Signore. Lettura del profeta Isaia. Così dice il Signore: non digiunate più come fate oggi, così da far udire in alto il vostro fiasco. È forse come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica? Piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto. Forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore? Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto,
vestire uno che vedi nudo senza trascurare i tuoi parenti. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa. Sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inaridiscono. La tua gente riedificherà le rovine antiche, ricostruirà le fondamenta di trascorse generazioni. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Misericordioso e pietoso è il Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è in vite per sempre, non rimane attirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Misericordioso e pietoso è il Signore. Quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Misericordioso e pietoso è il Signore. Egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere, ma l'amore del Signore è da sempre. Per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli. Misericordioso e pietoso è il Signore. Seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio, infatti, che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio. Egli dice infatti: al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco, ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria a te, oh Cristo.
solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Gloria. Dividere il pane con l'affamato, introdurre in casa la vite senza tetto,
vestire chi è nudo. Le opere della misericordia sono ciò che contraddistingue noi cristiani e sono il segno più chiaro che noi stiamo camminando nella volontà di Dio e stiamo vivendo il tempo della conversione, il tempo favorevole della Quaresima nella verità. Ed ecco allora, pur nella particolarità di questi giorni, accogliamo questo invito alla conversione e impariamo a vivere quel buon vicinato che ci rende affetti a chi ha più bisogno. Troviamo le forme giuste della prossimità e diventiamo operatori di bene, operatori di carità. Facendo questo saremo capaci di stare lontani dal contagio. Parlava di contagio la prima preghiera, la prima orazione. L'antico contagio del male. Sì, abbiamo paura, un po', non bisogna esagerare, però è giusto essere prudenti del virus, del coronavirus, eccetera. Ma è più pericoloso il contagio del male che diventa quello sì virale e che dal principio dei tempi fino ad oggi segna odio, morte, guerra, vicini e lontani. Il Signore ci invita a guardarci da Satana e il Vangelo della tentazione è un'istruzione per capire come anche ora oggi il diavolo ci tenta nei nostri bisogni, di cui la fame è un esempio, ci tenta nel nostro desiderio di apparire e di tentare Dio, buttarsi dal tempo e essere presi al volo dagli angeli. Che meraviglia! Ma Dio non lo vuole e Gesù non fa questo, che il diavolo gli suggerisce e lo motiva con la parola di Dio. Occorre nutrirci della parola di Dio, ma non ogni volta che leggiamo un commento della parola, leggiamo commenti di santi e di padri della Chiesa, quelli sì che sono ispirati. E ancora il diavolo ci tenta con la proposta dell'orgoglio, della supremazia, della superbia, il dominio. Ecco, no, vattene Satana. Quando mettiamo Dio al primo posto della nostra vita, allora noi comprendiamo di non essere Dio noi stessi, di non essere i padroni del mondo, ma di essere figli, amati, e per questo possiamo diventare fratelli degli altri. Se mettiamo Dio al primo posto, saremo capaci di vivere nell'amore. Preghiamo perché il Signore doni sana ispirazione a quanti si preoccupano della salute pubblica e che con una sana cooperazione buona si ottenga il fine di combattere non solo questa malattia che speriamo possa essere presto vinta, ma il contagio del male. Con la grazia di Cristo convertiamoci a Dio che ci ama. Per gli ammalati, il coronavirus, ma per le malattie.
malattie, perché possano trovare conforto, consolazione, sostegno e ottenere la salute, preghiamo, converto, parlo del nostro cuore. Per i medici, operatori sanitari, quanti hanno la responsabilità di governo, perché possano fare le giuste scelte per la tutela del bene comune della salute pubblica, preghiamo, converto, parlo del nostro cuore. Per i piccoli di grande malattia, perché possano stare bene, recuperare la salute, preghiamo, converto, parlo del nostro cuore. Per tutti gli defunti, perché possano essere accolti nella casa del Padre, trovare misericordia e gioia eterna, preghiamo, converto, Padre il nostro. Perdona, oh Dio, le colpe dei tuoi servi, purifica il nostro cuore, perché possiamo cominciare con volonterosa letizia i giorni della penitenza quaresimale e meritiamo di ottenere gli aiuti che ti chiediamo con fede per Cristo nostro Signore. Padre clementissimo, accogli questo pane, perché diventi il corpo di Cristo tuo figlio. Amen. Padre clementissimo, accogli questo figlio, perché diventi il sangue di Cristo tuo figlio. Amen. All'inizio di questo tempo quaresimale, professiamo la nostra fede battesimale. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ti offriamo solennemente, Dio eterno, il sacrificio che inizia la Quaresima. Fatti l'esercizio della penitenza e della carità, ci allontana dai nostri egoismi e purificandoci dalle colpe, ci faccia bene di celebrare la Pasqua del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In Cristo, Signore nostro, si nutre la fede di chi digiuna, si rianima la speranza, si riaccende l'amore. In Lui riconosciamo la Tua parola, che ha creato ogni cosa. In Lui ritroviamo il pane vivo e vero che quaggiù ci sostenne nel faticoso cammino del bene e lassù ci sazierà della Sua sostanza nell'eternità beata del cielo. Il Tuo servo Mosè, sorretto da questo pane, digiunò 40 giorni e 40 notti quando ricevette la legge. Per meglio assaporarne la sua vita, si astenne dal cibo, rinvigorito dalla visione della tua gloria.
pensò altrimenti terreni, gli bastava la parola di Dio e la luce dello Spirito che in lui discendeva. Lo stesso Padre che è Cristo, tua vivente parola, tu ora ci doni alla tua mensa, o Padre, e ci induci a bramarlo senza fine. Per lui, uniti ai cori degli angeli, tutti insieme innalziamo a te l'inno di lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei il tuo Padre che fin dall'origine del mondo ci fai partecipi del tuo disegno di amore per renderci santi come tu sei santo. Guarda il popolo riunito intorno a te e manda il tuo Spirito perché i doni che ti offriamo diventino il corpo ed il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo morti a causa del peccato e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema della tua misericordia quando il tuo Figlio, il solo giusto, si è consegnato nelle nostre mani, si è lasciato inchiodare sulla croce, prima di stendere le braccia fra il cielo e la terra in segno di perenne alleanza. Egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice del vino e di nuovo prese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciata la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda, oh Padre, questa tua famiglia che ricongiungi a te nell'unico sacrificio del tuo Cristo, e donaci la forza dello Spirito Santo, perché vinta ogni divisione e discordia, siamo riuniti in un solo corpo. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Francesco,
dal giorno in cui verremo davanti a te nella tua casa, santi tra i santi, con la Beata Vergine Maria, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, Sant'Agata e i nostri fratelli defunti che raccomandiamo alla tua misericordia, allora nella creazione nuova, finalmente liberata dalla corruzione della morte, canteremo l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nel beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Oh.
Preghiamo. Nutrita la tua mensa, oh Dio, ti chiediamo, donaci sempre il desiderio di questo pane, che dà ai nostri cuori un certo vigore e eterna sostanza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Guardo tutti i fedeli in ascolto via Facebook, che evento in chiesa nei prossimi giorni troverete comunque alle porte della chiesa il programma della Quaresima, magari avete già girato. In ogni caso attendiamo le indicazioni delle autorità, vescovo innanzitutto, per sapere come organizzarci nei prossimi giorni. Speriamo si possa presto riprendere almeno a celebrare la Santità, ma per intanto non c'è stata ancora nessuna comunicazione ufficiale, quindi rimaniamo in attesa. Guarderemo con ansia il sito della diocesi che ci darà informazioni. Do la benedizione a tutti quanti che sono in ascolto e chiediamo che il Signore ci condivida una quaresima intensa. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Salve Regina, Madre misericordiae, vita dulcedo, et spes